Monsignor Elios Greccia è eletto cardinale da Papa Benedetto XVI. La diocesi di Fano ringrazia il Santo Padre. Francesco Londei è ordinato presbitero in cattedrale. Il vescovo, non scordarti di fare memoriale di tutto quello che il Signore ha fatto per te. La Peregrinazione Marie arriva a Fano, accolta da numerosi fedeli. Domenica 31 sarà consegnata alla diocesi di Pesaro. Don Guido Spadoni racconta la sua storia di cappellano al carcere di Fossombrone, l'aiuto e il sostegno ai detenuti in difficoltà. Conclusa la settimana biblica a Lucrezia, tema delle riflessioni, l'educazione, filo conduttore del cammino pastorale della Chiesa per il prossimo decennio. Settimana sociale dei cattolici, 4 giorni per parlare delle questioni urgenti del nostro paese. Mostra d'arte Cristo oggi a Palazzo De Cuppis fino al 9 gennaio 2011, un percorso che attraversa varie interpretazioni del sacro. Bentrovati a questa edizione del TG Web. Monsignor Elios Greccia, che per tanti anni è stato rettore del Pontificio Seminario Regionale Pio XI di Fano, è stato elevato alla dignità cardinalizia da Papa Benedetto XVI. La nostra diocesi è grata al Santo Padre per la scelta di riconoscere in Monsignor Greccia, tanto caro alla città, il servizio puntuale che ha svolto a favore della vita. Sabato 23 ottobre il giovane Francesco Londei è stato ordinato presbitero in cattedrale, circondato dall'affetto degli amici, parenti e tanti fedeli che hanno voluto condividere con lui questo importante momento della sua vita, i particolari nel servizio di Matteo Itri. Ecco, ringrazio tutto, prima di tutto il Signore per questo dono e poi per tutte le persone che mi ha messo accanto. Così Don Francesco Londei, commosso ma felice, ha salutato le persone radunate per la sua ordinazione presbiterale, avvenuta sabato 23 ottobre nella cattedrale di Fano, incalzanti anche le parole del Vescovo che lo ha inviato a fare memoriale di tutto quello che il Signore ha fatto per lui. Il giorno dell'ordinazione, ha proseguito Monsignor Trasarti, ha la capacità di far sintesi all'interno della vita del ministro, di tutto ciò che lo ha preceduto e di quanto lo seguirà. Nell'assemblea in prima fila tutta la famiglia di Francesco, che a stento tratteneva la felicità di vedere la gioia piena del loro figlio finalmente accolto nella comunità dei presbiteri. È stata una scelta maturata nel tempo quella di Francesco, che lo ha portato a lasciare la sua esperienza lavorativa per entrare in seminario da adulto, ma forte di un discernimento intimo e profondo. Durante l'omelia poi il vescovo si è rivolto direttamente a Francesco. A noi ministri, a te Francesco, nella docilità dello Spirito Santo viene chiesto di rendere riconoscibile nell'esercizio del ministero l'agire salvifico di Cristo risorto. Un ministero bello, quello a cui si è affacciato Francesco, con alle spalle una scelta vocazionale consapevole. Sull'esempio del Vescovo, dunque, anche noi ora affidiamo il futuro di Don Francesco nelle mani dei santi patroni, dandogli la certezza e il sostegno della nostra preghiera. Domenica 24 ottobre la Madonna di Loreto è arrivata nella vicaria di Fano, accolta dal Vescovo Armando e da numerosi cittadini. Ricordiamo che la Peregrinazione Marie lascerà la nostra diocesi domenica 31 ottobre per essere consegnata a Pesaro. Vediamo il servizio. Domenica 24 ottobre, a conclusione della peregrinazione all'interno delle zone pastorali della diocesi, la statua della Madonna di Loreto è finalmente giunta nella vicaria di Fano, prima di essere ceduta domenica 31 alla vicina diocesi pesarese. Ad accoglierla, all'altezza di Porta Maggiore, la recita dell'Ave Maria da parte dei fedeli sparsi in tutta l'area del Pincio, da cui poi la processione fino al Duomo per il saluto del Vescovo e la recita del Santo Rosario. I pellegrinaggi che origina la presenza di quest'icona nel territorio, ha detto il Vescovo Armando e i fedeli presenti in cattedrale, non devono essere fini a se stessi, ma quanto si matura in queste occasioni deve invece essere riportato nelle proprie comunità. E lì a Loreto, nel Sì di Maria Tremabondo, dobbiamo dire: eccomi, sono la serva, cioè mi fido di te, o Signore, se tu mi chiami io non dubito di te. Ecco, allora non è una pellegrinaggio qualsiasi. Davvero con la Madonna di Loreto riprendiamo il sì alla vita affettiva, alla vita vocazionale, alla vita familiare e perché no, un sì più fermo, un sì più costante e più poderoso alla vita di Chiesa.
Inizia dunque una settimana intensa anche per la Vicaria Fanese, in cui tutte le parrocchie a turno si recheranno ogni pomeriggio in visita all'icona che stazionerà per tutto il tempo in cattedrale, salvo alcune traslazioni durante le quali farà visita ai malati dell'ospedale, alle consacrate benedettine e carmelitane. Da tanti anni vive dietro le sbarre del carcere di Fossombrone, aiutando e sostenendo i detenuti nei loro momenti di difficoltà. Stiamo parlando di Don Guido Spadoni, cappellano della casa di reclusione. Per capire meglio la realtà in cui si trova ad operare ogni giorno, lo abbiamo intervistato proprio a casa sua, a Montebello. Sentite cosa ha raccontato ai nostri microfoni. Don Guido Spadoni, da giovane è stato prete operaio, ha lavorato in fabbrica e da 12 anni è cappellano del carcere di Fossombrone, dove svolge il suo servizio a fianco dei detenuti. Se manca Don Guido, manca tutto, ci racconta Giambattista. Viviamo lontani da casa, soli. Per i familiari è difficile farci visita a causa degli elevati costi di viaggio. Grazie a Don Guido possiamo riallacciare i rapporti con le nostre famiglie. Guido, prosegue Giambattista, è nato per fare il bene. A Don Guido abbiamo chiesto quali sono i bisogni quotidiani dei detenuti. Ecco, in carcere penso che noi cappellani non andiamo soltanto per un servizio religioso, questo è normale pensarlo, perché il carcere vive di tutte queste domandine che vengono fatte tutti i giorni per le varie richieste che i detenuti hanno. Tante di queste domandine sono rivolte a Don Guido per potergli parlare, perché ho bisogno di, il detenuto scrive, sigarette, tabacco, caffè, francobolli, bagno schiuma, svelto. Sono tutti stranieri la maggior parte. Che questa mia casa di Montebello, anche con la gente che vive qui a Montebello, che ha accettato me come prete dopo i 20 anni di fabbrica e che si è appassionata anche a questa mia avventura di vivere in carcere, e la mia casa è piccola, no? Ha 3 stanzette, una cucina, 2 corridoi e 2 bagni. È diventata in questi 12 anni e mezzo la casa dove stanno vivendo i loro permessi premio o altri benefici di legge decine e decine di detenuti. Si è conclusa domenica 24 ottobre nella parrocchia di Lucrezia la settimana biblica. Il tema centrale della riflessione è stato quello dell'educazione, filo conduttore del cammino pastorale dell'intera Chiesa italiana per il prossimo decennio. Vediamo il servizio. Da lunedì 18 a domenica 24 ottobre, presso la comunità parrocchiale di Santa Polinare in Lucrezia, si è svolta la settimana biblica. Il tema centrale è stato quello dell'educazione, filo conduttore del cammino pastorale dell'intera Chiesa italiana per il prossimo decennio. Ad aprire la settimana di approfondimento è stato il parroco Don Sergio Augusto Carrettoni, che ha contestualizzato questa nuova iniziativa all'interno del tessuto parrocchiale, dicendo che l'uomo, sebbene possa vivere dei momenti di notte, può trovare rifugio in un Dio che accoglie, perdona e conforta. Don Sergio, qual è stato il motivo che ha spinto la comunità di Lucrezia a proporre una settimana biblica? Innanzitutto il desiderio di rimettere al centro la parola di Dio nella vita della comunità. Ci sono i sacramenti, c'è la vita della Chiesa, ci sono tantissime forme associative. Il pericolo è quello di dimenticarsi o di dare per scontato la parola. Rimettere la parola di Dio e dedicare uno spazio particolare nell'arco di una settimana ha avuto proprio questa valenza di attenzione esagerata, ma molto molto bella alla parola. Questa qui è la prima edizione, se ne prevedono altre per il futuro? Beh, non è la prima in assoluto, perché ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia c'è sempre la parola messa al centro, no? E poi l'Eucaristia. È chiaro che nell'esperienza della vita di una parrocchia la parola deve avere il suo giusto peso, e quindi una settimana può essere dedicata con maggiore attenzione all'ascolto. Si è dunque conclusa questa arricchente esperienza per la comunità di Lucrezia, accolta con positività e partecipazione da operatori pastorali e non solo. 4 giorni intensi, quelli dal 14 al 17 ottobre a Reggio Calabria, durante i quali i delegati della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, Gabriele D'Arpetti, Francesco Torriani e Maurizio Tomassini, sono stati protagonisti, assieme ai 1.300 partecipanti provenienti da 184 diocesi, 177 rappresentanti di associazioni e movimenti laicali, ben 66 vescovi, 204 sacerdoti, della Settimana Sociale dei Cattolici. Un'agenda di speranza che è stata declinata dal Cardinale Bagnasco nell'apertura dei lavori per costruire il bene comune.
È stato anche un grande incontro tra Chiesa, cultura e vita, un'esperienza di amicizia vera che ha avuto l'obiettivo di testimoniare che nel Paese è preminente il desiderio di convergere su questioni urgenti, quali il lavoro, la famiglia, l'inclusione e la coesione sociale. È stata inaugurata sabato 23 ottobre la mostra d'arte Cristo Oggi. L'esposizione vuole essere un percorso che attraversa varie interpretazioni del sacro. 7 sale all'ingresso delle quali il visitatore può trovare e consultare liberamente alcuni libri indispensabili per la piena comprensione del messaggio simbolico insito nelle opere. La mostra sarà visitabile a Palazzo De Cuppis tutti i giorni dal 23 ottobre fino al 9 gennaio 2011, comprese le domeniche e i giorni festivi dalle ore 17 alle 19.30. E ora diamo un'occhiata agli appuntamenti della settimana. Venerdì 29 ottobre, dalle 14.30 alle ore 19, presso la Chiesa del Suffragio di Fano, è in programma la conferenza Economia, Valori e Spiritualità. Introdurrà i lavori il Vescovo Armando. Domenica 31 ottobre, alle ore 17.30, dopo la messa vespertina in cattedrale, la Madonna di Loreto sarà consegnata alla Diocesi di Pesaro. Per questa edizione è tutto, l'appuntamento con l'informazione torna giovedì 4 novembre, grazie per averci seguito e arrivederci.